dato che questa città c'ha oltre 2700 anni, guarda caso ho notato che ogni giorno è successo qualcosa nella storia di Napoli, un evento storico da celebrare, la data di nascita o di morte di un napoletano illustre, un evento laico oppure religioso. Beh, c'è sempre qualcosa da celebrare nella storia millenaria di questa città. E allora ho pensato, mo li metto tutti quanti in ordine e ogni giorno suggerisco le cose che bisogna fare, in maniera che poi alla fine chi non tiene niente a fare, insomma, mi segue nel mio percorso alla scoperta di questa meravigliosa città. C'è una persona che dice che non è niente vero di quello che ha detto. Assolutamente zero di quello che ha detto. Io esorto tutti i telespettatori a non comprare questo libro, perché è un libro proprio, cioè, che vi andrà male ogni giorno. Oh, è giusto. Mamma mia. È vero. I due amici, le serpi in silo. Ogni giorno è una caruta. Cioè, no? Il governatore, il governatore De Luca, perché tra De Luca, che cosa avrebbe detto? Avrebbe detto che questo libro ovviamente dovrebbe raccontare 365 gesti del governatore ogni giorno, che da quando ci sono io ovviamente è totalmente cambiata la regione Campania, però racconta i fattarelli, io faccio i fatti. Siamo sotto ad una galleria e mi sembra vestito un po' come Guardascione. Non è una galleria di Guardascione. È la pezzotta, però è una pezzotta questa qua, però diciamo compratevi il libro che ho una percentuale ovviamente sulle vendite dei libri. In galleria accendere i fari, ecco. Napoli 365 non è solo un libro di cultura, ma di culture, come i musei. Esattamente, è una sorta di calendario liturgico rituale che quasi invita a visitare la città, riservando ogni giorno una sorpresa che affonda nella storia, nel gusto, nell'antropologia. Quindi passeggiare per Napoli, viverla ogni giorno dell'anno, è come sfogliare un grande libro di storia, è come visitare un grande museo a cielo aperto. Tu solo non mi basta, ma ce ne voglio tre, caro a me, caro a me. Ti so che buona pasta, va contenta tutte e tre, caro a me, caro a me. In uno faccio apposta, tu questa le ha sapere, caro a me. Due profonde caratteristiche, secondo me. La prima è che, per come scrive Amedeo, è come se uno sentisse parlare. Cioè, se tu leggi e senti la voce di Amedeo che ti sta contando il suo fatto. Ma la seconda cosa, che secondo me è la grande caratteristica di Amedeo Corella, è questa. Noi di Napoli, pur essendo napoletani, conosciamo, siamo, o meglio, non conosciamo circa il 95-96% delle cose. Amedeo ne conosce il 100%, ma quando Amedeo ci racconta una cosa, non è che noi abbiamo la sensazione che quella cosa non ha sapimmo. È come se ce l'eravamo scordato.